Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi c'è un clima qua a Bergamo gelido, non so da voi, fa proprio freddo, 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 freddo. E tra l'altro era proprio il clima giusto per leggere Il panettone non bastò di Dino Buzzati, un libro che ho letto veramente in poche pagine. Questo qua, che vedete qua sul letto, il ciccione, è Ringo, che non si è praticamente mai mosso dal letto, mi ha fatto compagnia stamattina. Perché stamattina è stata una mattina in cui ho fatto qualcosina in casa e mi sono dedicata prevalentemente alla lettura. Sono stata un po' tranquilla. Avendo fatto molte cose ieri, oggi me la sono presa decisamente con calma. Niente, allora, torniamo a bomba sul libro. Edizione di Oscar Mondadori, l'ha trovata a 8,40 euro. Il titolo esattamente è Dino Buzzati, il panettone non bastò, scritti, racconti, fiabe natalizie a cura di Lorenzo Viganò. Questo rumore è la mia gatta che si è appena inserita all'interno del letto. Tra poco piangerà, quindi preparatevi. Perché lei entra e poi stupidamente non riesce a uscire e piange. Vabbè. Allora, il libro come è strutturato? Con un'introduzione di Lorenzo Viganò, appunto, in cui vi parla un pochino delle usanze di Buzzati durante il Natale, ne parla tanto con la voce della moglie, di quella che fu appunto la moglie di Buzzati, che racconta un pochino di come lui ci tenesse in maniera particolare a stare seduti al tavolo con tutta la famiglia. Però non era uno che rispettava le tradizioni dei regali natalizi, per lui non erano assolutamente fondamentali, anzi lei dice che suo marito non le ha mai fatto un regalo Natale, cosa che un po' si ritrova poi nei suoi scritti. Contate che i racconti che sono racchiusi in questo libro, cosa che trovate dentro l'introduzione di Lorenzo Viganò, che vi consiglio invece di leggere all'introduzione, cioè all'inizio del libro, vi consiglio di leggere fortemente alla fine, perché se no vi spoilerà tutti i racconti, perché si mette a parlare proprio di ogni racconto presente nel libro ed è un vero peccato. Invece, se voi lo leggete alla fine, dopo aver assaporato questi racconti veramente brevi, che mi pare siano 38, almeno avete anche un'idea un pochino più giusta, secondo me. È anche dell'ordine cronologico, quindi vedete proprio come cambiano i tempi. E c'è appunto un racconto, dicevo, in cui Lorenzo Viganò vi parla, in cui si vede proprio che Buzzati con questi regali ha un rapporto un po' strano, nel senso che parla proprio di una frenesia del Natale che coglie le persone soprattutto dal dopoguerra in poi, ovvero quando la gente cominciava a star bene, ok? Nel tempo proprio del benessere. Quindi lui ne parla sempre un po' in maniera negativa. Per lui le cose importanti erano ben altro, ovvero il pranzo e lo stare a condividere del tempo con la propria famiglia, che poi in realtà è una cosa molto bella se ci si pensa, no? Allora, non vi ho detto il numero delle pagine perché questo libro ha le pagine riportate in maniera un po' strana. Ha 39 pagine di introduzione scritte con i numeri romani. Sapete che in genere la Mondadori fa questi scherzetti qua. Non scrive tutte le pagine, ma ne cita alcune proprio con i nostri numeri arabi, dall'1 al 178 in questo caso, e gli altri con numeri romani per differenziare appunto l'introduzione da quello che poi è il libro vero e proprio. Quindi, che cosa troverete all'interno? Troverete un pochino dei racconti che Buzzati ha fatto uscire sui giornali nei quali lavorava in quegli anni. E trovate dal racconto più strano, che è il primo, quando lui era in Africa sostanzialmente, di come gli sembrasse strano il Natale, perché comunque c'era un clima tropicale che lui ricordava quando la gente faceva i bagagli per andare in vacanza, e invece lì si stavano preparando al Natale, ma effettivamente questa gente non aveva mai visto la neve. Al racconto della paura, della guerra. Buzzati scrive sul Corriere della Sera e poi per alcuni anni che il Corriere della Sera chiude, scrive sul Corriere Lombardo che fonda lui stesso insieme ad altre due persone e parla proprio della paura della guerra, quindi il non riuscirsi a godere il Natale nonostante si sia preso un panettone di contrabbando. Quindi verrete un po' catapultati in questo clima proprio tipico del sentore proprio del terrore.
clima che non dico ci appartiene in questo momento storico, ma che forse riusciamo a rivivere, no? Che il fatto di rimanere chiusi in casa, il fatto, per fortuna non c'è la guerra, ma che comunque questo virus ci sta condannando anche nei rapporti sociali molto, anche di un po' anacronistico, se vogliamo. E poi il grande boom del benessere, di tutta questa frenesia, di questa gente pazza che si dimentica le traduzioni perché è legata strettamente al consumismo, quindi al comprare, vendere, e non sta dietro addirittura ai soldi che ha, perché deve far bella figura, deve per forza ricambiare l'omaggio. E se il datore di lavoro, regala una cosa enorme, allora anche l'operaio deve per forza ricambiare in maniera enorme e in maniera molto ironica, sottile, arguta e molte volte sarcastica. Buzzati sottolinea l'assurdità di questo scambiarsi regali sempre più grandi, sempre più costosi. E troverete anche il disagio, un racconto che mi ha colpito in maniera particolare, il racconto di due genitori che stanno ancora aspettando il figlio di ritorno dalla guerra della Russia, che era andato in guerra in Russia dopo 10 anni, e la sera di Natale sono seduti, non scambiano neanche una parola, tanto il disagio che hanno, tanta l'aspettativa che questo ragazzo rientri, che quando uno suona il campanello schizzano in piedi, ma è soltanto una persona che ha sbagliato. Il sentimento che questi genitori provano per chi ha figli, ma anche per chi non ha, il senso del disagio, del dolore è fortemente presente, quasi da scacciare lo spirito del Natale. E ancora troverete come con certi personaggi Buzzati vorrebbe sottolineare l'importanza della tradizione, del non essere legati a questo marasma di regali, ma di essere più attaccati alle tradizioni, quindi al presepe, alle cose cucinate con cura e con amore, e di come invece questa sorta di treno del consumismo li spinga di lato, uccidendoli, travolgendoli senza neanche rendersene conto. Quindi veramente secondo me vale la pena di essere letto questo libro, perché è di una lucidità molto, beh, cioè molto densa. E anche se è stato scritto tantissimi anni fa, perché i primi racconti sono degli anni 40, quindi si parla di più di 70 anni fa, anzi 80 anni fa quasi, diciamo che su certe cose, soprattutto verso la fine del libro, vi ritroverete inevitabilmente invischiati nel clima che Buzzati riesce a trasmettervi. Io non credo che lui odiasse il Natale, perché non ha mai saltato un Natale in famiglia se non quando era lontano per lavoro, ha dovuto passare qualche anno lontano perché glielo chiedeva il giornale. Tant'è che in uno dei primi racconti in cui lui è al caldo a Natale si trova a rimpiangere le file fuori dalla gastronomia, a battere i piedi in quella Milano che gli ha regalato tanto e che lui si trovava a desiderare di avere lì, anche nonostante il freddo, la nebbia, in quel momento specifico, perché senza il freddo di Milano non era Natale. E mi ha fatto molto sorridere, perché anche io, che pur amo il caldo, per me Natale deve essere freddo, cioè è proprio entrato dentro al mio DNA questa cosa che se io fossi in un qualsiasi altro luogo che non è casa mia, vicino ai miei cari, mi sembrerebbe un Natale a metà, cosa che probabilmente quest'anno percepirò in una maniera disastrosa, nel senso che probabilmente non riusciremo neanche a fare un Natale completamente in famiglia, saremo separati. Quindi super consigliato questo libro natalizio, bellissima anche la scelta della copertina, che secondo me è mega azzeccata. Adesso se riesco a beccare anche chi l'ha disegnato ve lo dico, ma mi sa di no. È bello perché ripete proprio uno scorcio su quello che era un po' il discorso del Natale in quegli anni, proprio anche il tratto sociale. E badate bene che troverete dei racconti ancora che Buzzati riesce a inserire in maniera clinica all'interno di un contesto storico, soprattutto quello di cronaca di cui lui parlava,
veramente preciso, quindi ripeto, è un buon libro di Natale, cioè non è un libro sciocco che voi leggete così, è un libro che proprio vi rimane. Ecco ragazzi, io adesso attaccherò con gli altri libri, a questo punto già vi anticipo che probabilmente inserirò qualcos'altro perché mi rendo conto che questo essendo il più lungo, l'ho letto in 2 giorni. È vero che anche se avrò da fare, perché sicuramente nei prossimi giorni ci sarà un po' di caos, poi il weekend è sempre per me, sapete che non riesco mai a collegarmi veramente, però io credo che in realtà quei 3 libri lì che hanno 400 pagine a farla grossa in tutto, li leggerò veramente in breve tempo. Quindi tutto questo per dirvi che vi troverete anche altri libri non a tema natalizio, anche perché quello che sto aspettando in biblioteca è ancora in coda. Per il momento è tutto, io vi saluto e vi aspetto sempre qui sul mio canale. Ciao!